Ciao da Afsim, Cagliari-Juventus, questo mercoledì 29 luglio, partita praticamente inutile, lo scudetto l'abbiamo già vinto, ma possiamo vedere come stanno quelli che hanno giocato un po' meno in funzione della Champions League e magari qualche giovane, come Muratore che parte titolare. La cosa positiva, tra l'altro, è che non avremo da innervosirci. Perché comunque vada, non importa il risultato. E quindi sono qui a sperare di divertirmi soprattutto. Questa è la mia live reaction e sempre forza Juve! Primo errore di Bonucci su Simeone, prova ad attaccare il Cagliari, nel frattempo si è ricomposta la difesa, parte un tiro, blocca sicuro Buffon. Tiro di Muratore, ben affilato, blocca a terra Cragno. Dai, buon tentativo. Cercato e trovato Ronaldo in profondità, che la da dietro a Bernardeschi, gestisce bene Bentancur con lo scavetto in qua, che girata! Che girata del Pipita, c'è! Pipita c'è! C'è anche Cragno che para, però bella giocata, fuori gioco, ovviamente. Attenzione al Cagliari, gol! Vantaggio del Cagliari all'ottavo minuto. Vantaggio del Cagliari, che bello. Si era visto che qui ci eravamo schiacciati troppo. Ha segnato Gagliano, esordiente. Ragazzi, e praticamente se avete bisogno di punti, avete bisogno di gol all'esordio, facciamo anche battesimi e comunioni, venite presso Juventus FC SPA. Cross dalla nostra sinistra, contro cross, e sono stati anche bravissimi, cioè non potevi far nulla qui perché è stato un tiro repentino. Il punto è sempre lo stesso: non riusciamo a tenere l'ampiezza in difesa. Mai. Bernardeschi in aria. Attenzione! E la palla è gol! No! Fuori gioco, infatti. Non sarebbe neanche stato gol di Ronaldo. Netto fuori gioco. No, aveva toccato a Ronaldo. Beh, netto fuori gioco, ma lo sapeva. Infatti, non ha neanche esultato. Contrattacco del Cagliari con il tiro di Joao Pedro, che però è un po' ciabattato e blocca ancora Buffon con sicurezza. Buonissima aggressione alta di Muratore che favorisce Ronaldo. Attenzione, la palla in cespica, resta lì, però ce l'ha ancora. Limite dell'area contro due. Prova lo spazio, non lo trova. Murato. Che bello. Ammonito Pjanic per un fallo più che stupido, veramente imbecille, su Joao Pedro, cioè veramente totalmente inutile. Ammonito Sarri per proteste che era diffidato. Quindi pensate, sabato contro la Roma, festa scudetto, Sarri non è in panchina! No, bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Questa stagione ha un che di macabro. Bentancur, Higuain, Bentancur stoppa male e siamo, penso, al 12° errore di Bentancur in 29 minuti di gioco. Bonucci, dove è andata questa palla? Incredibile, di controbalzo, di destro, affilatissima sta palla. Credo sia uscita di pochissimo. Pallone che usciva dal corner. Mamma mia. Ha troppa voglia Ronaldo, si vede. Troppa voglia di segnare. Va in fuorigioco, tira da qualunque posizione. E fin qui, nulla. Gagliano per Rog. Simeone prova a saltare Rugani, ma non ce la fa. Rugani lo ferma. Al limite dell'area di rigore, ovviamente in maniera regolare. Si fa vedere ancora Bentancur. Tacco di Ronaldo, veloce per Bernardeschi, che prova anche lui il tacco per non mancare alla sagra delle fesserie e alla fine però prende fallo. Calcio di punizione da lato centro-destra, posizione ideale per Cristiano Ronaldo che prenderà la barriera. Ronaldo sta pensando alla classifica marcatori, alla scarpa d'oro, al record di gol in Serie A, al pallone d'oro. Ah no, quello no. Parte Ronaldo, barriera! Incredibile! Cristiano Ronaldo ha preso la barriera su punizione. Che serata strana! Bernardeschi scivola al corner! Cosa ha fatto Higuain? Mezza rovesciata di Higuain, grande coordinazione Gonzalo. Palla di poco alta. Quadrado! Palla fuori di un metro abbondante. Però sembrava interessante questo tiro all'improvviso di Quadrado, che si è messo in proprio e ha detto: sai che c'è? I cross li sbaglio, i passaggi pure. Vediamo se sbaglio il... Eh sì, anche il tiro. Cross di Alessandro, Ronaldo arriva in cielo, sembrava il gol alla Samp, ma non la prende, Bentancur respinge Cragno. Ronaldo la gira sul cross di Bernardeschi, ma deve fare una torsione eccessiva.
e la palla va molto alta. Parte la frustrazione a questo punto. Che gol di Simeone! 2-0 nel secondo dei due minuti di recupero del primo tempo. Che tiro di Simeone! Qui Buffon ha piegato le mani, però cioè, ha fatto quello che gli pareva, cioè ha detto adesso tiro, adesso ha tirato e l'ha piazzata. E allora io ancora mi chiedo, ma la facilità con cui prendiamo gol da cosa esattamente dipende? Qui c'è Bernardeschi che perde un duello aereo, verticalizzazione a scavalcare, Bonucci in ritardo, Simeone tira. Sottolineerei Bonucci in ritardo, però papera di Buffon ragazzi, Bonucci in ritardo ma papera di Buffon. Imbarazzo level 10/10. Ci prova ancora Cuadrado perché sta per finire il primo tempo. Cuadrado si fa mettere giù. Calcio di punizione. Qui dovrebbe provare Pjanic perché è ravvicinata. Ancora calcio di punizione. Stavolta parte Pjanic. Mamma mia! Ha girato la barriera. La palla finisce fuori veramente di un soffio. Sarebbe stato 2-1, ma non lo è, è 2-0 per il Cagliari a fine primo tempo di questa prima di due partite inutili. Diciamo che se c'era qualcosa che poteva andare bene, non è andata bene. Se c'era qualcosa che poteva andare male, è andata decisamente male in questo primo tempo. Vediamo un po' come si mette la partita dopo. Paloschi fa la sponda, arriva Joao Pedro, la piazza, ma fuori di un metro. Comincia il secondo tempo come era finito il primo. Simeone impegna ancora Buffon che deve fare una paratissima su un cross pennellato di Joao Pedro. Altra ripartenza. Muratore può provare a calciare. Gran tiro di Muratore. Il miglior tiro della partita da parte della Juve. E Cragno devia in calcio d'angolo. Aveva molto spazio stavolta per calciare e ci ha messo un gran tiro Muratore. Pjanic corner corto, devia di testa Alessandro. Ancora una volta si salva Cragno che sta facendo una grande partita. Ormai 60esimo, sempre 2-0 per il Cagliari. Ancora nessun cambio da parte di Sarri. Ah, proprio ecco! Mentre lo dico spunta Matuidi. E bisogna far giocare i giovani, no? E quindi Matuidi per Muratore, sicuro. Migliore in campo tra l'altro. Ronaldo ancora se la porta sul sinistro, tiro ribattuto, niente. Se superi un ostacolo ne esce un altro. Al 60esimo quindi esce un ottimo, veramente ottimo Simone Muratore, complimenti. Entra Matuidi al suo posto, ma sta per entrare anche Zanimacchia che prende il posto di Pjanic. Quindi sostanzialmente andiamo a fare il 4-4-2, credo, perché Zanimacchia è un attaccante. Quindi teoricamente Matuidi a sinistra, Zanimacchia a destra con Bentancur e mi sono perso. Allora è 4-3-3, Bernardeschi mezzala a destra, Bentancur regista, Matuidi mezzala a sinistra, in attacco Zanimacchia e Higuain Ronaldo. Zanimacchia, tiro cross, non ci arriva Ronaldo, blocca Cragno, che è l'esito di tutte le nostre azioni. Bernardeschi velocissimo in area! Ma dove l'ha tirata? Troppa veemenza, troppa foga, cioè con calma, non c'è bisogno di avere questa fretta di andare a calciare il tiro della domenica, il gol della vita. Tiro di Ronaldo, respinge Cragno stavolta senza bloccare ma non c'è ribattuta. Cross di Alessandro, esce direttamente Cragno. Senza il minimo rischio che potessimo essere pericolosi in questo caso. Riusciremo nei circa 20 minuti che restano prima della fine della partita a segnare un gol e a segnare con Cristiano Ronaldo, per esempio? Vedremo. Una ripartenza con Bentancur, Higuain in campo aperto, ma c'è la difesa schierata a Ronaldo a destra, cross lunghissimo, ma c'è Bentancur che tira di contropasso, guadagna calcio d'angolo. Forse si poteva servire Zanimacchia al rimorchio al centro dell'area di rigore. Zanimacchia prende un ottimo fallo, posizione molto ravvicinata e questa sarebbe la terza occasione. Barriera fuori, adesso vediamo. Spazio anche per Dauda Peters, ex Sampdoria, altro nostro giovane al posto di Bentancur per un quarto d'ora finale. Non una buona prestazione da parte di Bentancur. È pronto Ronaldo. Barriera e calcio d'angolo. Quindi abbiamo praticamente ha fatto la fusione tra la prima e la seconda punizione. La prima era solo barriera, la seconda
direttamente palla fuori, barriera più palla fuori e calcio d'angolo. I progressi della tecnica. Benissimo Higuain per Ronaldo, che oltre alla difesa va in rimontano. Uno contro uno il tiro, ancora di piede Cragno stavolta. Bel tiro di Zanimacchia, che però non prende il giro, quindi va fuori dritto per dritto. Però buona iniziativa, cioè Zanimacchia sta giocando meglio di Higuain, meglio di Bernardeschi. La voglia dell'esordiente, ma... che ci possiamo affidare a questo? Velo di Matteo per Bernardeschi! La palla finisce fuori di poco, la accompagna Cragno. Tiro di Alessandro, altra rasoiata, altra parata di Cragno. Se ne va nello spazio Bernardeschi, una grandissima galoppata, ma è contro 4, deve fermarsi, tornare indietro, non c'è neanche fallo e quindi niente da fare. Esce Higuain ed entra Olivieri, ultimo cambio da parte di Sarri. E insomma Higuain un po' meglio, ma la vedo ancora abbastanza nera per il Lione. Vediamo se Olivieri ci sblocca la partita. Siamo all'88esimo, un po' difficile. Bellissimo recupero palla di Zanimacchia, che ha grande voglia, poi addirittura prova a calciare! Che tiro pazzesco! Cragno respinge e non ci arriva poi. Mamma mia, anzi era... sì, non ci arriva poi Olivieri, Zanimacchia, tra l'altro si è fatto male Cragno, speriamo nulla. Mamma mia che parata, ma che tiro di Zanimacchia, la cosa più bella della partita all'ultimo minuto di recupero. Recupero palla, guarda avanti, dice vabbè, sai che fai, tiro, gran tiro, grande tiro. Ultimissimi secondi, poi l'arbitro fischierà alla fine, quindi c'è ancora tempo di prendere il terzo gol. Ed è finita la partita, quindi il Cagliari ha vinto 2-0. La Juventus chiude così l'ultima trasferta del campionato, poi ci sarà l'ultima partita in casa. Non era importante il risultato, ma onestamente non ci siamo neanche divertiti a guardare la partita. Raccontatemi come l'avete vissuta nei commenti qui sotto, like a questo video live reaction di Cagliari Juventus 2-0 se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!